Buongiorno, benvenuti a tutti. Siamo molto orgogliosi e contenti di avervi qua con noi. Abbiamo aspettato questo momento per molti anni. Sappiamo quanti di voi si dedicano tutti i giorni a parlare di questi meravigliosi prodotti e sono ansiosi di conoscere ed incontrare la personalità di Jane Aridel. Penso siano circa 10 anni che non torna in Italia. La compagnia ha avuto uno sviluppo straordinario e ovviamente lei ha dovuto seguire e perseguire gli obiettivi della sua compagnia che oggi è distribuita con grande successo in oltre 50 paesi del mondo. La vita è un viaggio che ci porta a fare esperienze di molti generi e ci porta a dover lavorare, a doverci impegnare, a fare delle cose nel privato e a doverci impegnare in un'attività, in un lavoro. Alle volte, come per magia, questi due elementi si incontrano. E devo dire, questo è stato una delle fortune che io ho avuto nella mia vita. Ho incontrato per caso, anche se nulla poi è un caso, i prodotti di Jane Aridel in un piccolo banchetto al Cosmoprof, forse 13-15 anni fa. E ho chiesto che cosa fossero questi prodotti. E mi ha spiegato che c'era una signora negli Stati Uniti che si era appassionata di trovare un make-up che facesse bene alla pelle anziché fare danni alla pelle, che aveva dedicato tutta la vita a creare del make-up diverso e aveva voluto realizzare il sogno della sua vita, che era quello di trovare un prodotto che rendesse la donna più bella ma anche più sana. Ho contattato la compagnia, che era appena iniziata, e è successo qualcosa. Ci siamo incontrati a Roma perché il marito di Jane, Bob, partecipava alla maratona di Roma e è successo questo meraviglioso incontro. E allora mi sono chiesto, e vi chiederete, perché questo è stato possibile? È stato possibile per diversi motivi. Un motivo è il credo, il sogno di voler fare qualcosa, come dice un libro che si intitola Il piccolo principe, che forse qualcuno di voi conosce. Quando hai un sogno e ci pensi tutti i giorni, qualcosa inizia ad accadere. Ma da un punto di vista puramente business, commerciale, c'era dietro una grande visione. Ed è una grande visione che loro hanno anticipato con 10 anni. Sono riusciti a portare il prodotto ad essere non un semplice prodotto che si acquista, come è sempre stato fatto nel mondo del make-up. Utilizzare un prodotto di Jane, come voi fate tutti i giorni, e qualche volta lo faccio anch'io, è un'esperienza, non è solo utilizzare un prodotto di make-up. Ecco, questo è semplicemente quello che sta succedendo oggi nel mercato, in tutti i settori, incluso il settore del make-up, della cosmetica, del beauty e dei profumi. Spostare l'acquisto dall'essere un mero acquisto di qualcosa che 90 volte su 100 non ci serve ad essere un'esperienza. E questo succederà sempre di più, perché quando volete comprare qualcosa che non volete comprare per un'esperienza o non volete acquistare con un'esperienza, andate su internet, cliccate un sito, trovate tutto quello che volete, trovate i prezzi più convenienti, comprate da qualunque paese del mondo e questo è un acquisto senza un'esperienza. Quando volete fare un'esperienza andrete in un negozio. Quindi più i vostri negozi saranno centri di esperienza, più saprete vendere esperienze ai vostri clienti e più il vostro cliente tornerà. Ecco, questo è quello che credo sia dietro la magia di questi prodotti e sia una delle ragioni per le quali i clienti tornano ad acquistare i prodotti di Jane nei negozi. Questo è quello che succederà sempre di più in futuro e che credo nel nostro piccolo siamo riusciti a dimostrare anche con l'evento che abbiamo organizzato a Milano. Spero che qualcuno di voi sia riuscito a venire,
dove abbiamo cercato di portare questa visione nel mondo della profumeria. Il profumo è stato per tanti anni usato, messo in flaconi, in confezioni, sotto dei nomi importanti, pubblicizzato, spinto, e ci siamo dimenticati cosa c'era dentro il flacone. E il make-up è stato abusato molto di più del profumo, o quando il profumo, se non altro, e ci siamo dimenticati di cosa c'era dentro la confezione del make-up. Nella nostra, il nostro tentativo durante Unscent, abbiamo cercato di spostare l'attenzione sul prodotto. Proviamo a spogliare il prodotto, togliamoli il brand name, togliamoli il packaging e vediamo che cosa rimane. Rimane un prodotto. Ti piace o non ti piace? È emozionale incontrare il prodotto o non lo è? Ecco, questo che Jane è riuscita a fare con 10 anni di anticipo. E credo questo sia come minimo geniale. Quindi l'onestà intellettuale, la verità e l'esperienza sono quello che sempre di più domineranno e porteranno i clienti nei negozi. Quindi oggi abbiamo la possibilità di incontrare questa meravigliosa personalità che io sono felice di condividere con voi, ed avremo la possibilità di stare assieme e di condividere, di scambiarci opinioni, idee, oltre che nel pomeriggio anche di provare i prodotti e di capire qual è la visione di Jane Iredell sull'utilizzo pratico del prodotto. Buona giornata a tutti. Una storia via a chiudersi mentre se ne apre un'altra. Sempre c'è un prima e un dopo, perché con internet qualcosa è cambiato. Certe voci ci hanno messo in condizione di doverci confrontare con una concorrenza globale. Prima bastava guardare in una città, in un paese, il concorrente vicino, ma oggi questo concorrente non è più la porta vicino oppure nella stessa strada. Può essere chissà dove, con internet è ovunque. Di essere con voi oggi in questa bella città di Bologna. I wanted to tell you a little story about how I got into the makeup world, because that isn't where I started. I started in the entertainment business. What I realized that I'd been passionate about all my life was natural things, what we do to our bodies, what we put in them, what we put on them. Our body is a temple, because I realized that we really did have something that was going to enhance the lives of women. The most important thing about our makeup, the most important benefit is the way it looks. It doesn't matter what's in it. If it could have been the purest makeup in the world, but if it doesn't look good, nobody's going to wear it. Volevo presentarvi Nives,
Elena è la modella e ha un negozio a Sarnico. This is in this is where the liposome technology is in our products. These little beads are liposomes, and they have liposomes within them that contain active ingredients that really get driven into the skin. It's really important that these motions that she's making, because the skin is not smooth. So when you move the brush around, you're moving it into all those areas. Dalila è una persona importante per noi. Ci aiuta a far crescere l'azienda, facendo crescere la formazione e quindi la cultura del prodotto. E Simone è una nostra cliente, una di voi, che lavora a Livigno. Most mascaras contain shellac or ingredients, petroleum-based ingredients, which dry the lashes out and really stress them. But we've done 3 mascaras now without any petroleum or shellac products in them. Roberta e Barbara. Sono molto contento che siate stati così partecipativi, è importante. Noi cercheremo sempre di più di darvi questi 3 elementi che io credo siano alla base del futuro di questo mondo, e che sono: darvi l'esperienza, perché voi possiate passare ai vostri clienti, darvi la verità, e vogliamo darvi la passione che abbiamo per quello che facciamo. No, e quindi vi ringrazio tutti, vi abbraccio e a presto.